piacere per la nostra galleria poter presentare due bravissimi artisti, scultori della ceramica, Sandra Baruzzi e Evandro Gabrieli. Due artisti che affrontano lo stesso materiale, però in modo diverso, con un modo diverso sia di lavorazione, di tematica, di effetti visivi e artistici. Anche due realtà geografiche diverse, perché Sandra Baruzzi, qua alla mia destra, ha una scuola importante, che è quella di Faenza, dove lei è nata e poi ha studiato a Bologna, eccetera, eccetera, fino ad arrivare all'insegnamento in Piemonte. Invece Evandro Gabrielli, che è l'artista che presenta queste altre opere alla nostra sinistra, è di scuola romana. Quindi anche geograficamente è importante sottolineare queste differenze stilistiche e così di capacità e di scuola proprio. Oggi ho il piacere di avere qua con noi Mara De Fanti, che vi presento, che è la direttrice e la conservatrice del Museo Gianetti di Saronno, museo dedicato esclusivamente all'arte ceramica, che poi ci illustrerà brevemente, e che ha patrocinato questo nostro evento espositivo. Quindi io, Mara, passerei subito la parola a te, così spieghi anche il perché di questa mostra e di questa collaborazione. Certo. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto un ringraziamento ad Arianna per essere stata presente lungo tutto il percorso del nostro concorso e per aver dato la disponibilità a due artisti che abbiamo selezionato di realizzare questa mostra. Il Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti è sito in un piccolo paese, città, che si chiama Saronno, che molti di voi conosceranno per via dell'Amaretto. Siamo in provincia di Varese, quasi in Svizzera, quindi insomma anche noi abbiamo fatto un po' di strada per giungere qui. Ed è un museo, come diceva giustamente Arianna, dedicato completamente alla ceramica, nato da una collezione che abbiamo avuto in donazione di un collezionista saronnese che si chiamava appunto Giuseppe Gianetti. La collezione comprende oltre 700 opere in ceramica del 1700, per cui una collezione storica, alla quale durante gli anni abbiamo accostato l'arte contemporanea. Per cui, iniziando 11 anni fa con la prima edizione di un concorso che abbiamo chiamato Coffee Break Museum, perché doveva avere lo scopo di far vedere ai visitatori delle opere di arte contemporanea in un tempo breve, quindi gustandosi un caffè, fondamentalmente una piccola pausa, abbiamo appunto collezionato nel tempo una serie di opere in ceramica contemporanea che sono andate a dialogare con la collezione settecentesca. Il concorso è biennale e ogni anno fondamentalmente cerchiamo collaborazioni in modo che i premi di questo concorso non siano premi in denaro ma siano premi in diciamo operativi, chiamiamoli così. Diamo agli artisti la possibilità di poter esporre, di farsi conoscere, di far conoscere il proprio lavoro. Sono diversi anni che collaboriamo con molte gallerie e questo è per noi una cosa molto importante. Collaborare con un museo, con una galleria, significa garantire agli artisti anche un proseguo della loro attività e questo ci sembra fondamentale. Ricordiamoci che i musei del domani si formano oggi grazie ai collezionisti, grazie agli artisti che hanno la possibilità di farsi conoscere e quindi mi sembra fondamentale questa collaborazione. Per cui ringrazio ancora Arianna per essersi fatta carico di questa cosa e per aver appunto esposto questi due artisti che secondo me sono davvero meritevoli. Grazie a tutti voi anche di essere qui. Grazie. Piacere essere nella giuria del premio lo scorso maggio e quindi in quell'occasione e anche prima avevo visionato tutte le opere degli artisti che hanno partecipato, che erano parecchi, una bellissima edizione e tra tutti appunto ho scelto le opere di Mara e di Evandro e quindi poi questa mostra. Anche se là ovviamente c'erano lavori diversi da questi, perché ad esempio nel caso di Sandra la maggior parte delle opere esposte sono state create poi appositamente per questa mostra, quindi sono quasi tutte inedite e questo ha portato ovviamente a una differenza tra quello che io avevo visto e quello che vediamo noi oggi, anche se conoscevo già l'artista e avevo avuto modo di vedere anche in precedenza il suo lavoro. E per Evandro la stessa cosa.
anche lui aveva a Saron alcune cose che comunque non sono queste, perché sì, questo è un ciclo di opere recenti, ad esclusione di quest'opera che è precedente rispetto alle altre esposte, e quindi i due artisti hanno poi lavorato per questa mostra mantovana. Ecco. Evandro Gabrielli oggi non può essere qua con noi e ci scrive: mi dispiace sinceramente non poter essere presente a questo importante evento, ma per motivi inderogabili legati alla salute di un mio stretto familiare mi è impossibile oggi essere qui con voi. Desidero ringraziare sentitamente Arianna per il premio conferitomi e Mara De Fanti, direttrici del Museo della Ceramica Gianetti di Saronno, grazie alle quali è stato possibile far nascere questa mostra che vede esposti i miei recenti lavori insieme a quelli di Sandra Valenzi. Seneca sosteneva che la fortuna non esiste, esiste il momento in cui il talento incontra l'occasione. Questo per me è quanto accade oggi, in quanto due artisti di provenienza geografica diverse, con due linguaggi espressivi propri ed intensi di significato, vengono messi a confronto in un territorio terzo, quale la bellissima città di Mantova, ed avranno la possibilità di svolgere uno dei loro compiti primari, quello di comunicare attraverso il medium della scultura ceramica un significato, proprio con questa materia, la ceramica, oggi viva più che mai, che da contenitore d'uso è diventata contenuto. Recentemente mi sono imbattuto per caso in un piccolo libro di Ettore Sozzas e mi sono molto riconosciuto in quanto egli afferma: ci sono state e ci sono culture per le quali l'attività che oggi chiamiamo arte non produceva e non produce necessariamente gallerie, negozi, aste pubbliche, cioè il mercato generale. Sono esistite ed esistono ancora culture, come molte sofisticate, nelle quali scolpire, sculture o dipingere storie non aveva e non ha come tappa finale il mercato. Culture nelle quali una scultura o una pittura non finisce per diventare un prodotto, ma si accontenta di segnalare storie segrete o memorie o visioni misteriose. Quindi, più che consegnarvi le chiavi di lettura dei miei lavori ceramici, vorrei lasciarvi tracce delle mie suggestioni, quelle che fanno nascere QWERTY, le forme che vedete appese al muro, che sono questi 6 pannelli, scaturite dall'idea della rielaborazione dei tasti di una tastiera del computer, che si usa per comporre parole, nuovamente linguaggio e comunicazione. Oppure dalle mie memorie legate al mare, al tempo dell'infanzia, ed è qui che prendono forma i miei tuber flowers, che è questa opera, nati dall'osservazione del paesaggio marino, ma non solo un mero esercizio imitativo della natura e dell'organico, bensì un'opera che spinga a riflettere sul tema della salvaguardia dell'ambiente e sulle problematiche dell'inquinamento. Vi ringrazio infine per l'attenzione dedicatomi fin qui, nella speranza che nel futuro ci possano essere altre occasioni per conoscersi. Vi auguro una buona visione dei miei lavori in mostra. Sentite, grazie, Evandro Gabrielli. Dire che anche a me piace molto che Evandro non sia qui, che tra l'altro è una persona squisita come le sue opere, proprio lo rispecchiano. Però abbiamo Sandra, e quindi lascerei subito la parola a Sandra Valuzzi, che ci può illustrare queste sue opere recenti. Allora, tanto per incomincio con una citazione: visto che sono in questa città e proprio di fronte alla Sartori c'è Correini, sì, e mi viene in mente una cosa nasce cosa. E quindi dall'incontro che abbiamo avuto a Saronno oggi ci troviamo qui a Mantova, e come per Evandro anch'io ho fatto un percorso di continuità e quindi di cambiamento, perché ho portato l'opera che avevo presentato a Saronno, ma poi ho fatto sì che il percorso sia continuato con una serie di opere che vedete qui, che sono sempre delle architetture. Io le ho un po' definite architetture dell'anima, è un percorso che continua da anni, non è l'unico tema che tratto nel mio fare in
arte ceramica. In realtà, ecco, quando si parla di ceramica, poi si parla di una famiglia immensa, perché ceramica vuol dire nulla, no? Nel senso che in questo caso si parla di grès, che è un materiale che cuoce ad alta temperatura, ha le sue caratteristiche di plasticità, e che è anche un materiale che resiste all'esterno. Penso che anche l'angro in questo caso abbia usato del grès, però è chiaro che nella materia ceramica c'è la porcellana, la terracotta, ci sono tanti tipi di terracotte e le terraglie, per cui anche la scelta del materiale diventa importante, perché uno è più materico, l'altro più plastico, uno è più grezzo, per fare sì che lo spettatore guardi anche dal punto di vista emozionale il segno della terra. Ad esempio qui si vede una terra lavorata, una terra, e quindi già questo fa parte del linguaggio, di quello che vuole raccontare poi ceramista. Quindi un fare che ha dei contenuti, ma io dico che deve avere anche necessità della conoscenza della materia, e questo è importante. Per quanto riguarda le architetture, qui ho inserito un po' il percorso di me stessa, infatti mi chiamo le architetture dell'anima perché ci sono dei temi diversi. Ad esempio c'è l'architettura del tempo. Il tempo è una cosa anche che ci sfugge, no? Che ci rendiamo conto che quanto sia importante vivere il quotidiano, ad esempio quanto sia importante che noi ci troviamo qui a discutere di ceramica, a confrontare anche i due mondi in un'altra terra. Qui vedo anche un altro ceramista, dove abbiamo anche avuto altri incontri, e trovo che la ceramica, cioè questo mondo della ceramica, la cosa importante è che crea delle forti identità. Ogni territorio ha la sua identità, e questo per me, in un mondo così proiettato a una comunicazione globale, diventa importantissimo, perché fa sì che oltre all'espressione personale crea anche l'identità di un territorio, e quindi questo crea un valore aggiunto, perché le eccellenze della ceramica sono riconosciute ormai in tutta Europa proprio perché hanno delle specificità. Quindi oltre ai contenuti personali, che poi diventano anche emozionali per chi li guarda, e quindi diventano di nuovo un rimando a colui che guarda, perché il mio vissuto è diverso da quello che avete vissuto voi. Quindi in queste opere tutte ognuno di noi può identificarsi in altro, e per quello che giustamente Evandro dice dovete essere voi ad avere il vostro spazio, io posso solo dirvi, possiamo darvi dei suggerimenti, delle indicazioni, però ognuno di noi si deve fare emozionare dal colore, è un po' come io paragono molto l'aspetto anche della scultura, in questo caso ceramica, un po' come la parola poetica, no? Con poche parole, quindi con poche tracce, uno deve essere, deve avere il sussulto, essere colto, altrimenti pazienza, cioè, vuol dire, non è che ogni opera deve avere un significato. Ceramica, in questo caso si fa ceramica artistica, però io, visto che amo molto questo materiale, penso che si debba anche lasciare spazio, prima citava Sofos, anche al design, a tutta una serie. Quindi frequentate pure questo mondo, perché è ampio e ricco, e soprattutto trovo che in questo momento ci sia una grande riqualificazione sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista industriale. Per cui concludo invitandovi alla frequentazione, soprattutto dal punto di vista di questo materiale. Poi se avete delle domande nello specifico, ho lasciato anche dei cataloghi per farvi vedere un percorso e i diversi percorsi che si possono affrontare proprio su ogni argomento. Grazie. Prego. Grazie Mara. È stato un piacere, quindi vi invito a osservare queste opere, e se c'è qualche domanda a disposizione. Sono qua.